E potere. Quando parliamo di eh, illuminismo e potere, parliamo fondamentalmente di assolutismo illuminato, perché il regime assolutista è il regime dominante nell'Europa del tempo. Se escludiamo eh, la Gran Bretagna, che è una monarchia parlamentare o monarchia costituzionale in un certo senso, uno Stato di diritto eh, che obbedisce alle regole del Bill of Rights, le altre eh, potenze europee, gli altri Stati europei sono eh, degli Stati assoluti mh, con eh, diverse gradazioni di assolutismo, no? dallo zarismo in Russia al... Eh, alla monarchia assoluta eh, dei successori Luigi XIV, quindi 15, Luigi XV e Luigi XVI, che sostanzialmente mantengono lo stesso modello del padre e del nonno eh, all'impero asburgico, anch'esso un regime assolutistico, così come il regno di Prussia, eh, ma anche gli stati e staterelli presenti nella penisola italiana. Quindi quello è il regime di riferimento. E allora eh, quegli illuministi che abbiamo visto lavorano eh, per la diffusione della cultura, eh, per una cultura che però non è puramente eh, teoretica o utopistica o solamente critica, vedi il caso per esempio di un Jean-Jacques Rousseau, no? che è la coscienza critica dell'illuminismo, ma che eh, vuole essere cultura pragmatica, immediatamente spendibile, e in grado di agire sulla realtà presente, quindi animati da una forma anche di, di, di realismo eh, politico, di pragmatismo politico. Dunque, bisogna lavorare con i regimi assoluti. Indubbiamente sono i regimi assoluti a dover cambiare ed ecco che troviamo alcuni di questi grandi illuministi alla corte eh, di questo o di quel regnante, di questo o di quell'imperatore impegnati o consultati per eh, introdurre riforme importanti perché poi alcuni di questi monarchi, quelli eh, evidentemente più, eh, più accorti, più, più intelligenti, eh, più al passo con i tempi,. Si rendono conto del potenziale dell'illuminismo, che non è necessariamente un potenziale eh, rivoluzionario, cioè magari non si vogliono cambiare effettivamente eh, le situazioni politiche, le istituzioni politiche entro certi limiti. Possono rimanere quelle che sono, possono magari essere gradatamente riformate, cambiate, ma eh, tutto il messaggio dell'illuminismo riguarda eh, l'apparato burocratico, l'amministrazione del paese, l'economia, eh, l'istruzione, cioè i paesi anche se mantengono delle istituzioni assolutistiche, per alcuni versi dispotiche, vanno ammodernati sotto tutti i... E profili sotto tutti gli aspetti anche perché l'ammodernamento degli stati europei è in funzione della politica di potenza di questo di quello stato eh, come vedremo eh, le guerre del 700 che sono guerre eh, diciamo di, di ispirazione politico economica eh, non più guerre di religione per fortuna quindi guerre che obbediscono a degli imperativi assolutamente moderni mm. La famosa guerra dei sette anni, che si combatte anche nelle colonie, ha ah, motivazioni eh, imperialistico-commerciali, ecco, quindi estremamente moderne, non ha più motivazioni fanatico-religiose, per capirci. Allora il confronto tra le grandi potenze europee è un confronto che si gioca anche sul parametro della dell'organizzazione dell degli eserciti, della logistica, che è una scienza molto moderna, è la scienza dell'organizzazione eh, delle, delle, delle truppe, degli eserciti, del rifornimento degli eserciti, che iniziano a essere eserciti eh, moderni, no? che quindi si muovono eh, ma devono essere accompagnati da rifornimenti significativi in termini di di munizioni, no? di artiglieria e così via. E eh, quindi sul piano della logistica e poi sul piano delle tecnologie, eh, le tecnologie sono assolutamente importanti, cioè eh, sui campi di battaglia prevale non eh, necessariamente l'esercito più numeroso, ma l'esercito meglio organizzato e meglio supportato dal punto di vista tecnologico. In particolare una delle armi eh, che si afferma nel corso del 700 è l'artiglieria. Eh, e gli ufficiali eh, che prestano servizio in artiglieria al di là del fatto che hanno meno sangue blu no? il sangue blu cioè il fatto di essere proveniente da una famiglia aristocratica spesso ti, ti apre le porte di un'altra arma che è la cavalleria che è un'arma tradizionalmente per così dire aristocratica richiede molto fegato molto coraggio ma non grandi competenze tecniche Invece eh, l'artiglieria richiede eh, competenze tecniche estremamente sofisticate, bisogna intendersi di balistica e quindi bisogna intendersi di trigonometria, bisogna intendersi di metallurgia, cioè l'ufficiale ehm, di artiglieria deve avere delle competenze che spesso gli aristocratici non hanno. Quindi pensiamo, io stavo pensando no? quando parliamo di artiglieria. La prima persona che ti viene in mente, il primo grande personaggio storico che ti viene in mente è, è Napoleone Bonaparte, no? che proviene comunque da una famiglia di provincia, alta borghesia, piccola eh, nobiltà corsa, ma che viene ammesso in accademia e che farà carriera fino a diventare generale, generalissimo e poi imperatore dei francesi, perché ha delle competenze tecniche. Eh, anche se all'inizio non ha nessuno che, che, che lo appoggi o non ha titoli nobiliari significativi, ma ha delle competenze tecniche che molti altri non hanno. E allora bisogna formare eh, un apparato nell'esercito, un nella burocrazia, di, di persone assolutamente competenti, eh, competenti nei vari ambiti di esplicitazione del, del potere, quindi dalla pubblica amministrazione, eh, dal catasto eh, al... All'anagrafe, eh, nelle accademie no? nelle, nelle università, nelle scuole perché bisognerà formare le generazioni che verranno. Non abbiamo bisogno soltanto di carne da cannone, ma abbiamo bisogno anche di ufficiali che i cannoni eh, li sanno evidentemente utilizzare. Abbiamo bisogno di scienziati, abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di ingegneri. Quindi tutto il sistema va assolutamente ammodernato. Quindi capite che il rapporto tra eh, il potere politico e l'illuminismo, il messaggio dell'illuminismo... Che è un messaggio innovativo da questo punto di vista, non è tanto e soltanto un rivoluzionario dal punto di vista politico. Perché, se abbiamo in mente Rousseau, eh, evidentemente, o altri pensatori eh, che vanno nella stessa direzione di Rousseau, ci viene subito in mente la rivoluzione francese, quindi un cambiamento significativo dal punto di vista politico. Ma la maggior parte degli Illuministi in realtà sono impegnati in operazioni che non mirano allo scardinamento, al sovvertimento dell'ordine costituito, quindi all'abbattimento della monarchia eh, o della monarchia assoluta in questo o in quel paese, ma mirano ad un ammodernamento complessivo delle strutture dello Stato, ammodernamento che deve passare attraverso le scienze, la tecnica, ecco perché l'enciclopedia, no? il famoso progetto dell'enciclopedia è l'enciclopedia delle arti e dei mestieri. E questo ammodernamento i despoti più illuminati, quelli più lungimiranti, quindi un Federico II in Prussia, un Giuseppe eh, Maria Teresa in Austria o eh, Caterina in Russia, eh, lo, lo intravedono, lo capiscono, lo colgono, ecco perché eh, lavorano in sinergia con alcuni di questi illuministi, no? che sono i primi eh, come dire, in intellettuali engagé, cioè impegnati. Eh, si usa questa espressione francese per dire un intellettuale che non sta chiuso nel suo studio ma eh, produce poi eh, soluzioni concretamente spendibili. Quindi prima di fare la rivoluzione, che non vuole fare nessuno peraltro eh, dal punto di vista politico-istituzionale, cerchiamo di cambiare, di riformare, ecco perché si parla di riformismo di assolutismo riformista o di riforme illuminate, cerchiamo di riformare il funzionamento dei nostri paesi in direzione della modernità. Quindi la collaborazione degli intellettuali illuministi da questo punto di vista è assolutamente fondamentale e, se vi ricordate, la classe che appoggia eh, la monarchia, anche la monarchia assoluta, è la classe borghese, ma questo sin sì, dai Primi tempi, dalla nascita delle monarchie nazionali, cioè i veri rivali, quelli che contendono il potere e che contrastano con la monarchia assoluta, con il sovrano che si sforza di centralizzare lo Stato e quindi di creare uno Stato moderno, sono il clero e l'aristocrazia clero aristocrazia che hanno diciamo una, una, una eredità di, di poteri, no? una specie di bacino eh, tradizionale di poteri che risalgono al, al Medioevo, come sapete, quindi una grande autonomia. Grande autonomia eh, che si vedono come dire, contendere eh, dal, dal re, dal monarca che cerca di accentrare il potere. Il monarca. Dialoga con le eh, borghesie con le borghesie cittadine borghese cittadine che sono eh, tra 500 e 700 diventano l'asse portante delle economie eh, dei paesi, in particolare dei paesi settentrionali. Noi abbiamo parlato no, del, eh, del, dell'esperimento economico, della politica economica di Colbert nella Francia di Luigi XIV, abbiamo detto come Colbert fosse effettivamente un borghese. Quindi è è un'alleanza funzionale quella tra il monarca e la borghesia, perché la borghesia non è in grado, non ha interesse a contendere il potere al sovrano, né ha dei privilegi da difendere, al contrario del clero e dell'aristocrazia, che hanno invece ampi privilegi da difendere. E inoltre la borghesia è la classe più dinamica e più intraprendente, e quella che, in base alle teorie del mercantilismo, con la sua azione, arricchisce questo o quello Stato. Da qui questa alleanza, che è un'alleanza politica strategica tra il monarca e la borghesia. Ora, l'illuminismo settecentesco è chiaramente espressione, o è in gran parte espressione, eh, delle borghesie, delle borghesie eh, dell'Europa settentrionale, delle borghesie eh, francese, tedesca, quella inglese, quella più intraprendente. Indubbiamente la, la borghesia inglese aveva già espresso con un certo successo il suo punto di vista eh, nel corso del secolo precedente, fino ad arrivare no, alla famosa... Eh, monarchia costituzionale al bill of rights e così via adesso è il turno dell'Europa continentale e quindi l'operazione eh, in cui è impegnato il sovrano assoluto è quella appunto di limitare i privilegi di clero e nobiltà o oh, il termine privilegio eh, significa proprio questo cioè indica una, mh, un gruppo di, di, di persone o un soggetto in particolare il quale eh, è esente, ecco cosa vuol dire privilegio, dall'obbedire e dal rispettare una determinata legge. E dunque io, eh, sovrano, stabilisco il pagamento di una tassa, di un'imposta fondiaria, cioè di un'imposta sui terreni, eh, vale per tutti, è legge del sovrano, ma, ma per questo, quel eh, proprietario fondiario... Che ha sangue blu nelle vene per così dire, no? che è un aristocratico di lungo corso, o eh, per questo, quell'ente ecclesiastico, vedi per esempio i gesuiti, questo, quel monastero, quella tassa non si applica, quella legge non vale. Ecco cosa vuol dire privilegio. E allora eh, l'interesse della borghesia, qual è? L'interesse della borghesia è che le tasse le paghino tutti affinché i borghesi che già le pagano, anziché pagano la gran parte delle tasse dello Stato, quindi sono loro a sostentare lo Stato, ne paghino un po' di meno perché poi le ricchezze sono distribuite in maniera non uguale nel senso che eh, le classi borghesi hanno il controllo di alcuni eh, commerci importanti, di qualche terreno ma eh, l'economia del paese che è fondamentalmente di questo o di quel paese, eh, pensiamo alla Francia eh, piuttosto che a nord d'italia eh, è comunque eh, basato sull'agricoltura quindi la voce eh, la prima voce è quella dell'agricoltura eh, la proprietà delle terre è in gran parte nelle mani dei, degli aristocratici eh, questo quel barone questo quel conte o degli enti ecclesiastici allora questa eh, valeria è un'ottima domanda è che noi abbiamo un'idea assolutamente eh, Falsata della realtà storica, cioè tu, tu noi pensiamo. Eh, L'assolutismo monarchico, quindi del re onnipotente la cui parola è rispettata da tutti ed è legge in sé per sé, sia come dire, una forma antica eh, che risale al Medioevo e che eh, progressivamente andando verso la modernità questo sovrano assoluto, totalitario, eh, dispotico e così via, pian piano perda potere per poi perdere anche il trono e così via. Questa è una visione assolutamente antistorica, falsata: cioè il Medioevo, che è il punto di partenza della nostra riflessione, no? il nostro percorso storico che abbiamo iniziato l'anno scorso, no? il Medioevo è caratterizzato da una scarsa concentrazione di potere nelle mani del sovrano. Che sia un, un re locale come il re di Francia o che sia l'imperatore del Sacro Romano Impero. Si parla fondamentalmente, soprattutto dopo la dissoluzione dell'impero di Carlo Magno, quindi tra i secoli X, eh, XI e XII, di anarchia feudale. Che cosa significa? Che il titolo di re diventa spesso e volentieri un titolo puramente onorifico al limite lui è un primus inter pares, vi riconoscono alcuni, eh, alcuni onori eh, onori cerimoniali no? il potere di curare di guarire le scrofole, ma di fatto i vari baroni i vari conti, i vari marchesi, cioè i signori feudali, quindi l'alta aristocrazia ma anche il grande potere ecclesiastico i vescovi i conti, i grandi monasteri, sono del tutto Autonomi, praticamente indipendenti sui loro territori. Quindi i rivali del re sono questi signori: che il re ha un potere molto scarso, il re di Francia controlla a mal, malapena l'Ile de France, cioè la, la zona intorno a Parigi, eh, non controlla il resto del paese, parliamo del, del, del medioevo, del tardo medioevo. Il cammino verso la formazione dei cosiddetti stati moderni, che inizia con la formazione delle monarchie nazionali in Francia, in Inghilterra in particolare, in Spagna con la Reconquista, è un cammino che va verso l'accentramento del potere nelle mani del sovrano. Quindi l'assolutismo, che poi rimane un, un progetto non del tutto realizzato, nemmeno dallo stesso Luigi XIV, eh, ben inteso. Lui ci ha provato, ma non c'è nemmeno riuscito più di tanto il, il nostro, come dire, il sago dell'assolutismo. Allora, il cammino verso l'assolutismo, cioè la concentrazione del potere nelle mani di un'unica entità, che è il sovrano che risiede nella capitale e che dalla capitale amministra un complesso apparato eh, legislativo, militare, fiscale, con delle leggi che valgono su tutto il territorio e che devono essere fatte eseguire, rispettare su tutto il territorio. È una cosa estremamente moderna. Ne parlano, che ne so, OPS nel Leviatano. È quel modello lì. Prova a realizzarla Luigi, i Luigi in Francia, ma a loro volta questi signori trovano l'opposizione della, della grande nobiltà. Con la grande nobiltà va dovuto fare i conti la stessa Elisabetta prima, un'altra illuminata, un'altra sovrana illuminata, Chi erano i nemici di Elisabetta, quelli che impedivano l'accentramento del potere e la nascita di una Inghilterra moderna, no? Nemici con i quali a lungo Elisabetta si confronta. E l'alta aristocrazia sono i lord. I lord che già all'epoca della Magna Carta, all'inizio del 1200, avevano ottenuto, come dire, eh, le loro esenzioni che valevano solo per loro, solo per i lord, e li mettevano in una condizione di privilegio. Cioè, il re può far processare e ammazzare chi gli pare, un pari, un lord, no, a meno che non sia il tribunale dei lord a deciderlo. Allora, questo tipo di logica. Eh, Valeria, vale un po' per tutti gli stati europei in Francia. Stiamo parlando della Francia del Settecento, visto che poi parleremo della rivoluzione francese. Se tu sei un aristocratico e ammazzi una persona e non vai sotto processo da un, una giuria, non vieni giudicato da una giuria popolare, vieni giudicato da una giuria di pari. cioè a giudicare il tuo caso sono altri nobili e difficilmente dei nobili condannano. A, alla galera o a morte, peggio ancora un loro pari per aver ammazzato un povero disgraziato. Ecco cosa significa privilegio. Lo stesso vale per il clero. Questi sono i veri nemici del re. Il re non ce l'ha tutto questo potere, ha un potere decisamente limitato. Ma capite bene che se io voglio costruire uno Stato moderno centralizzato con una burocrazia che risponde agli ordini di un centro solo, come ce lo immaginiamo noi oggi? Devo costruire un modello diverso. Quindi, il despotismo illuminato del Settecento è in una certa misura la continuazione del progetto assolutistico eh, dei sovrani del Seicento, di Luigi XIV in particolare, eh, e va verso la direzione della modernità. È veramente nuovo, cioè non pensate all'assolutismo come ad un ritorno al passato, ad una forma di conservatorismo, pensatela come un progresso, un distacco dalla logica del passato. La logica del passato è quella feudale, è quella dei privilegi, è quella che a casa mia io duca di bretagna faccio quello che dico io anche se poi rendo formalmente omaggio al re ma le tasse lì sul territorio me le prendo io i tribunali ti amministro io il feudalesimo funzionava così nel bene o nel male quindi è molto più anarchico molto meno molto più libero per alcuni versi di quello che noi immaginiamo la macchina dello stato moderno è una macchina infernale che poi abbia dietro un regime assolutistico monarchico, abbia un regime repubblicano. Il medioevo è estremamente più libero. Il regime feudale è molto più libero, molto più anarchico, molto più regionalizzato eh, distribuito sul territorio di quanto non sia lo Stato moderno. E ripeto: qui io mi riferisco a un modello di stato che prescinde dalla presenza di questo o di quel monarca, perché se c'è il Leviatano di Ops da una parte, c'è, per esempio, la macchina dello Stato moderno che è rappresentata benissimo eh, in termini romanzeschi, in termini letterari, da un Franz Kafka. Eh, All'inizio del Novecento, che è quello Kafka, da cui l'espressione kafkiano può avere un problema kafkiano, è quello che, che eh, tratteggia questa immagine di una burocrazia iper efficiente, ma anche iper complicata, eh, super centralizzata. No? Per cui ci sono questi processi interminabili, queste cartelle sattoriali che ti arrivano a casa e che non capisci nulla. E andiamo verso la realtà contemporanea. Qual è il problema della realtà contemporanea, quella che stiamo vivendo noi oggi? Non abbiamo più. Monarca assoluto, ci mancherebbe altro: non abbiamo più conti, marchesi, quindi una società completamente diversa. Ma per amministrare questa società. È necessario un carico centralizzato, ipertecnologico di burocrazia che è assolutamente eh, invasiva, cioè penetra nella vita di tutti noi. Prima la cartella fiscale ti arrivava eh, nella buca della lettera e dovevi rispettare quella legge, quindi pagare quella multa, eccetera, eccetera. Adesso ti arriva attraverso la PEC, la posta elettronica certificata. Oppure per andarti a scaricare la, la multa che ti hanno fatto devi installare sul tuo telefonino Speed, eh, no? l'identità digitale ecco quella è una forma assolutamente moderna ma qui modernità non vuol dire necessariamente maggiore libertà eh, maggiore autonomia spesso e volentieri vuol dire il contrario la tua domanda era come dire corretta e estremamente interessante anzi ti ringrazio di averla posta ma eh, era viziata come dire partiva eh, da questo mh, pregiudizio semplificante, cioè passato uguale un unico sovrano che può tutto, onnipotente, eh, storia moderna, eh, diminuzione dei poteri, libertà, fino a arrivare al fatto che il sovrano conta sempre di meno. In realtà non è così, per alcuni versi la storia funziona in maniera opposta, cioè andiamo da uno Stato eh, che ha un potere molto, diciamo, irrisorio sul territorio a uno Stato sempre più centralizzato, sempre più burocratico e così via. E allora vedete che eh, il punto è proprio limitare i privilegi del clero e della nobiltà, perché sono queste due classi, questi due ceti, anzi non possiamo definirle delle classi, sono questi due ceti ad ostacolare la modernizzazione del paese. E allora i protagonisti eh, di questi cambiamenti epocali, no, dettati dalle idee degli illuministi, che ripeto non sono... Se semplicemente idee eh, filosofico-politiche, spesso e volentieri gli illuministi, che sono degli economisti, gli, econo gli illuministi hanno inventato le scienze umane. Ecco, se nel 600 erano nate le scienze naturali, eh, la fisica, la chimica, l'anatomia, l'ottica, eccetera, eccetera, nel 700 nascono anche le prime scienze umane la sociologia, l'economia, l'economia politica, no? la, la scienza dello Stato nel senso dell'amministrazione dell pubblica, sono tutte cose che nascono nel Settecento. Quindi i libri di questi illuministi sono libri spesso e volentieri molto tecnici, eh, molto scientifici, non discutono di utopie, eh, di socialismo, di, non immaginano eh, modelli di Stato, ma propongono delle riforme concrete che servono per ammodernare il Sistema di governo di, questo, di quel eh, sovrano. Dunque, queste sono le, le riforme diciamo comuni un po' a tutti i paesi, in particolare eh, sono le riforme che vengono condotte in Austria da questi due personaggi, da Maria Teresa d'Asburgo e dal figlio Giuseppe II. Eh, tale la madre, donna estremamente moderna, illuminata, e anche il figlio, no? degno figlio di degna madre. L'istituzione del catasto. Non è un atto politico, è un atto amministrativo. Che cos'è il catasto? Il catasto è il luogo che si trova oggi, insomma, nei comuni, per esempio, no? nelle anagrafi, dove è, è ogni bene immobile è registrato accatastare la, la parola accatastare un terreno o un appartamento di nuova costruzione significa andarlo a registrare al catasto quando tu domani comprerai un appartamento o da un costruttore o da un privato che lo vende e dovrai eh, rivolgerti a un notaio il quale il notaio provvederà o lo farai tu direttamente a eh, cambiare il registro del catasto, cioè quel bene immobile passa da Pinco Pallino a Sempronio, cioè da quel codice fiscale a quell'altro codice fiscale. Perché è importante il catasto? Perché al catasto è collegato il fisco, tutti noi paghiamo, oh, chi, chi evidentemente ha dei beni immobili, paga delle tasse su questi beni immobili. Eh, sulla, sulla casa, sui terreni, no? eh, vengono considerati delle fonti di ricchezza, quindi vengono tassati. Ma per poterti tassare in maniera scientifica, io debbo sapere innanzitutto a chi appartiene quel terreno, che caratteristiche ha quel terreno, quanto è esteso, che cosa produce, e così di un appartamento debbo sapere quanti metri quadrati, quanti metri quadrati eh, calpestabili, quali servitù, se ci sta un giardino, eh, se c'è uno sgabuzzino, se c'è un garage... Tutte queste cose, nonché la mappa dell'appartamento, sono presenti al catastro. Oggi il catastro è online, tu ti colleghi con il fisco e ti vai a vedere la tua situazione catastale. E quel, quell'appartamento, in base a quelle caratteristiche, in quella zona lì di Berciano, di Roma, vale un tot. E in base a quel tot, mettiamo 100.000 euro, tu paghi le tasse. Quindi le paghi in ragione del valore al catastro. Allora capite che è una innovazione eh, rivoluzionaria: perché prima i sovrani le tasse a questo o a quel soggetto non le potevano nemmeno esigere, non sapevano, uno, a chi chiederle, eh? non sapevano, due, in che proporzione chiederle, quanto gli chiedo a quello, e le indicazioni erano assolutamente così vaghe. Non c'erano degli agrimensori, dei burocrati, un geometra eh, che lavorasse per questo o quell'ufficio del cadastro, perché a fare queste misurazioni sono dei tecnici specializzati, non so se ti prendi il diploma di geometra, una volta era il geometra, oggi eh, devi essere laureato, devi essere iscritto eh, presso questo o quell'albo, a quel punto diventi un perito e il comune o oh, oh, questa o quell'agenzia ti assume. Per fare la misurazione esatta, da cui dipende quel valore da cui dipendono le tasse che tu paghi. Ecco perché è rivoluzionaria l'istituzione del catasto. Vediamo di far pagare le tasse a chi non le paga. Incameramento in dei beni del clero. Beh, il clero, evidentemente, fa tante cose buone, ma. Siccome queste cose buone possono essere, anzi, debbono essere gestite dallo Stato che deve provvedere ai poveri, deve diventare anche in una certa misura uno Stato sociale, allora questi beni vengono incamerati. Allora, tu, ordine mendicante, ti occupi della mensa dei poveri? Benissimo, se ne occupa lo Stato. Allora a quel punto, tu, eh, monaco, tu, frate, diventi un funzionario dello Stato, te lo pago io lo stipendio e ti occupi. E di che cosa ti occupi? Quella che tu chiami carità cristiana? Io ragiono da statista, per me è una funzione sociale, fondamentale, perché i poveri evidentemente non fanno comodo a nessuno, comunque è un problema di cui ci dobbiamo occupare a livello di Stato. Quindi diminuire l'autonomia, l'indipendenza del clero. Oggi è così? Certo, oggi è così. Il, lo stipendio del parroco della chiesa qua vicino lo paghiamo io, te, tutti quanti. Attraverso non solo l'8 per mille, non tanto l'8 per mille, ma attraverso eh, i soldi delle nostre tasse. E lo Stato eh, i soldi li dà al Vaticano e il Vaticano paga eh, gli stipendi a questo a quel, eh, funzionario ecclesiastico che nello stesso tempo svolge anche una funzione pubblica. Tassazione dei nobili. E quindi iniziano a perdere i loro privilegi. Eh, beh, ma com'è? La maggior parte della terra ce l'hai tu e non vuoi pagare nemmeno una lira di tasse. E chi le deve pagare le tasse? Solo il povero disgraziato, quello che non ha sangue blu e magari quello lì, il povero disgraziato, è l'unico: un povero disgraziato si fa per dire, il borghese arricchito, è l'unico che ha una vera mentalità imprenditoriale, che fa fruttare il suo capitale anche in termini agricoli e quindi produce altra ricchezza, ricchezza che diventa ricchezza della. Nazione, e io vado a tassare solo quello che produce e tu che sei lì eh, gestisci la terra in maniera parassitaria perché non hai quella mentalità imprenditoriale, invece, non devi pagare nemmeno una lira di tasse. Beh, no, le cose debbono cambiare. Da qui anche l'abolizione del servaggio, cioè della servitù della gleba. L'idea è che si passi da un sistema di eh, servaggio, quindi lavoro coatto, robot, si dice no? in, 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 in lingua slava, si passi ad un lavoro salariato, quindi una logica decisamente moderna, innovativa, perché anche il lavoro inizia a avere un suo mercato. Eh, capite verso che cosa stiamo andando? Stiamo andando verso... La modernità. Vi ho fatto degli esempi tratti dalla contemporaneità, voglio dire, eh, se non ci passate oggi ci passerete quando, domani, quando pagherete le tasse, eh, diventerete sempre un po' più consapevoli. Eh, mi fanno ridere quelli che dicono, ah sì, ma adesso la dittatura sanitaria, siamo super controllati, ma noi siamo già super controllati. Non è che qua a mascherina siamo più controllati, noi ci controllano attraverso Speed, attraverso il telefono, attraverso l'home banking, è tutto registrato. Certo, il passaggio dalla burocrazia su carta alla burocrazia basata sulle tecnologie informatiche creano una situazione di, di super controllo impressionante. Ora super controllo impressionante magari al cittadino onesto che comunque le tasse le avrebbe pagate lo stesso, beh certo disturba indubbiamente, è un'intromissione lì. Eh, la tua libertà, ma no, alla fine le tasse le paghi comunque all'evasore fiscale. Questo evidentemente comporta un problema decisamente maggiore. Lo capite bene da soli: no? E quindi è un braccio di ferro a distanza tra gli stati che si devono uh, sovvenzionare. Per, diciamo, per ridistribuire la ricchezza, poi magari lo fanno malamente o non lo fanno per niente, e i privati che cercano di evadere il fisco. Poi i grandi evasori fiscali sono quelli che hanno la residenza fiscale in Lussemburgo o negli altri paradisi fiscali dove le tasse non si pagano. No? La sede legale eh, di di Fiat Chrysler è ad Amsterdam quindi se hanno un problema con la giustizia il tribunale il foro competente è ad Amsterdam il processo si terrà in Olanda secondo le leggi di quel paese quando invece debbono pagare le tasse le pagano a Londra le pagano in Gran Bretagna secondo le leggi fiscali di quel paese in Italia è rimasta qualche fabbrica fra un po' nemmeno più quelle ma siccome stavamo parlando prima no, di catasto, di fisco, eh, di, di sacche di privilegio da, da eliminare, di storia degli stati moderni. E allora ecco eh, vi dicevo, eh, facevo l'esempio oggi della situazione eh, no, delle, delle grandi multinazionali, del fatto che oggi. Ecco si è passati praticamente eh, a raccontare velocemente la storia dall'anarchia feudale nel corso dei secoli quindi a degli stati poco incisivi per quanto riguarda il controllo del territorio, il fisco, molto meno incisivi di quelle eh, delle, 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 della gestione delle province romane, no? dello stato imperiale romano Fino a arrivare a stati moderni sempre più efficaci, sempre più incisivi eh, nella gestione dell'amministrazione eh, dello Stato, della pubblica amministrazione, del fisco e così via, eh, tra 800 e 900, e oggi ci troviamo in una situazione diversa: nel senso che gli stati eh, vecchia maniera, gli stati moderni, gli stati nazionali sono eh, in declino anche se il discorso è abbastanza eh, come dire, complesso perché uno Stato come la Cina, uno Stato oltremodo centralizzato, politicamente molto forte, non, non lo vedo affatto in declino, ma eh, eh, la, il, il movimento della globalizzazione, la nascita di organismi eh, internazionali o transnazionali, vedi il caso dell'Europa dell Unita, hanno fatto sì che gli Stati nazionali perdessero sempre più, più potere. No? potere che vuol dire eh, battere una moneta propria noi abbiamo l'euro non abbiamo più la lira quindi abbiamo perso e noi, lo stato italiano piuttosto che quello francese abbiamo perso parecchia autonomia dal punto di vista eh, monetario no? la sovranità monetaria è una, una delle voci più importanti eh, dell'autonomia dell di, di un paese no? del, della gestione del potere e abbiamo perso poi una serie di eh, aziende che molto prima degli stati si sono internazionalizzate. No? Le multinazionali ragionano eh, secondo una logica che non è più quella degli stati moderni, ma è assolutamente è diversa. No? Eh, L'esempio della Fiat è un esempio. Eclatante. Questo discorso vi dovrebbe interessare perché, come sapete, quando facciamo storia eh, non parliamo mai di. di o cerchiamo di non parlare poi di, di archeologia, ma se parliamo di due secoli fa o di tre secoli fa, ne parliamo per cercare di capire il presente e eh, la realtà con la quale eh, Avete a che fare o avrete a che fare a breve tutti quanti, eh, entrando nell'età adulta. Insomma, termini e concetti quali quelli che io vi sto esponendo, eh, con, prendendo diciamo agio dall'esposizione dall dell'illuminismo eh, nel corso del Settecento, del despotismo illuminato, sono eh, come dire, termini e concetti con i quali un cittadino mediamente informato, mediamente. Neanche troppo informato ha a che fare quotidianamente, magari non sono divertenti. Vi assicuro, anzi, che non sono affatto divertenti. La burocrazia è una cosa eh, terribile, anche dal punto di vista proprio sentimentale esistenziale. Vedi il caso. Del, di Kafka, no? il termine kafkiano indica proprio quello. Però che ci piaccia o meno, che voi facciate gli imprenditori, che facciate i liberi professionisti eh, o che facciate i mantenuti, non lo so quello che farete nella vita. Comunque, eh, con queste cose ci dovremmo fare i conti. Uno stato più o meno invadente e con un mondo che sta cambiando, si evolve continuamente, per cui tanti parametri cambiano in continuazione. No? Eh, già il vostro eh, futuro non lo progettate più in termini, eh, come dire, locali, ma nemmeno più in termini nazionali, ma già lo concepite in termini europei o ancora di più in termini eh, globali: nel senso che se vi capiterà un'occasione di una borsa di studio, di un dottorato eh, o di una università particolarmente prestigiosa dall'altra parte dell'Atlantico magari qualcuno di voi prenderà questa occasione al volo o se vi capiterà un'offerta un di lavoro nel momento in cui sarete inseriti in un mainstream che è globale eh, in qualunque settore eh, in alcuni in particolare ma alla fine in qualunque settore se vi capiterà un'offerta di lavoro a Hong Kong o a Taiwan come è capitato a una mia ex alunna di tanti anni fa eh, volerete andrete a Taiwan e eh, lavorerete a Taiwan eh, o vi sposerete con eh, un, eh, un ragazzo cinese ma insomma torniamo eh, velocemente al, alle riforme dell'illuminismo del despotismo illuminato quindi vi ho commentato il no? eh, fisco vi ho parlato di istituzione del catastro incamminamento dei beni del clero tassazione dei nobili abolizione del servaggio cioè della servitù della gleba Amministrazione dello Stato, riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione statale, eh, quindi tutte le redini dello Stato vengono eh, centralizzate nelle mani eh, de dell'imperatore o nelle mani del sovrano. Ecco il termine chiave, razionalizzazione, quindi quella ragione illuministica eh, di cui abbiamo detto non ha soltanto una valenza tecnico-scientifica, empirista, prima abbiamo m, dato valore no, alla tecnologia parlando per esempio dell'arma dell'artiglieria, ha anche una funzione di tipo burocratico, eh, vede vedete che stiamo andando verso uh, la gestione moderna, uh, razionale, oggi si parla continuamente. Di rendere eh, la macchina dello Stato più efficiente, più vicina ai cittadini, più razionale, ci muoviamo verso situazioni di maggiore controllo, come diciamo prima. Quindi, razionalizzazione significa questo: quindi la razio, il criterio viene applicato in maniera sistematica, in maniera scientifica. E per, per amministrare in maniera proficua uno Stato, quindi renderlo più organizzato, più forte, più forte politicamente, più forte anche militarmente, quindi anche più forte nella competizione con gli altri stati. Quindi non conta soltanto la questione demografica, il numero di soldati che possiamo schierare sui campi di battaglia, conta anche l'organizzazione che c'è dietro. Quindi è una funzione assolutamente fondamentale e tutti i sovrani, o comunque i sovrani più illuminati, eh, sono quelli che si rendono conto che eh, la potenza del, della loro nazione passa attraverso l'ammodernamento complessivo degli apparati dello Stato. E la Chiesa si va verso una progressiva laicizzazione, ma perché la Chiesa, in particolare la Chiesa cattolica, è un corpo estraneo all'interno degli stati moderni e ora eh, questo corpo estraneo può andare bene. Per omologare il pensiero di tutti i sudditi, vedi sempre la politica religiosa di Luigi XIV, i devianti non ci, non ci piacciono, ehm, comportano dei costi, troppa libertà di pensiero non va bene, ma insomma la Chiesa ci serve a quello. Ma che la Chiesa poi rappresenti uno Stato nello Stato, raccolga le sue decime, eh, la pecorella per il suo verso, la pecorella è il, il suddito o il cittadino, quello che paga le tasse. Per capirci, e o mantenga delle ampie sacche di privilegio, tutto questo non ci piace, tutto questo è contrario alla logica dell'accentramento del potere, della maggiore efficienza e così via. Quindi, quindi dobbiamo eh, laicizzare quanto più è possibile eh, la vita eh, del, della, della comunità politica. Dunque i preti di cui abbiamo bisogno, i sacerdoti di cui abbiamo bisogno, devono diventare progressivamente dei funzionari dello Stato, come dicevo avviene oggi. Quindi istituzione di seminari gestiti dallo Stato significa questo. Se, tui, se gli studi te li pago io, io governo eh, asburgico, imperiale asburgico, evidentemente tu lavorerai poi per il governo e gli interessi della Chiesa in Austria e quelli del, eh, del governo imperiale tendono a coincidere. Quindi la Chiesa non è qualcosa di autonomo, che ha il suo spazio di potere, Stato nello Stato, d'accordo? Ma diventa a tutti gli effetti una, eh, un potere dello Stato, un'agenzia dello Stato. Quindi abolizione dell'ordine dei Gesuiti, di molti ordini monastici, quelli improduttivi, eh, allora il, il monaco medievale deve pregare il Dio perché pregare il Dio significa in qualche maniera garantire eh, il benessere dell'intera comunità, che è benessere spirituale, mistico e così via. Ora a queste cose ci si crede sempre di meno e dunque se il sacerdote, se il prete svolge una funzione socialmente utile, socialmente significativa, la mensa per i poveri, l'assistenza agli orfani, alle vedove, insomma un prototipo di welfare state, di, di stato sociale, di stato assistenziale, allora bene, mi serve quel tipo di eh, professionalità per così dire, ma se sta lì a pregare il Dio chiuso in un monastero in cui viene fatto rispettare il voto del silenzio, una forma di ascetismo assoluto, allora non mi è più utile. Religione, eh, libertà di culto per luterani, calvinisti, ortodossi, nonché emancipazione degli ebrei, anche questo è fondamentale, lo, lo abbiamo già visto il, leggendo il trattato eh, sulla tolleranza di Voltaire, eh, la lettera sulla tolleranza di Locke, sono temi ricorrenti nell'illuminismo europeo. E Tutte queste idee vanno verso una progressiva laicizzazione dello Stato, quindi gli scontri di religione che avevano insanguinato le pianure eh, europee tra 500 e 600 ormai sono pagina girata. Cioè, si accetta che la cristianità eh, si declina al plurale. E plurale, quindi di luterani, calvinisti, cattolici. Eh, questi personaggi debbono convivere sotto un unico Stato, quindi la ragione di Stato, come ha teorizzato Baudin no? eh, alla fine del Cinquecento, come hanno ripreso poi i giusnaturalisti che abbiamo studiato nel Seicento. La ragione di Stato è superiore alle beghe, alle piccole beghe dottrinali, dogmatiche. Dunque pari dignità. A ah, luterani, calvinisti, cattolici, purché paghino tutti quanti le tasse e siano dei buoni sudditi, cioè a me non mi interessa come prega Dio il tizio piuttosto che eh, l'altro soggetto, a casa sua lo pregherà come preferisce, purché rispetti le leggi dello Stato, che poi sono improntate, come sappiamo, a no? una logica generalmente parlando cristiana, cioè sono quei valori no? di rispetto del prossimo, eh, dell'ordine pubblico, eh, del. Eh, come dire, del, de, della proprietà che in qualche maniera derivano dalla tradizione cristiana, quelle di cui parla. E in più, nel 700 rimane ancora questo spauracchio, in qualche maniera necessario, dell'immortalità dell'anima presa così in astratto, come dire quando le leggi dello Stato non sono così significative o la paura di subire un supplizio, una condanna è poco significativa, interviene la paura dell'inferno. Quindi, l'immortalità dell'anima, comunque, manteniamola l'altra cosa importante l'emancipazione degli ebrei eh, inizia proprio in epoca illuministica è molto più avanti l'illuminismo di quanto poi non lo sarà eh, il nazionalismo, lo sciovinismo eh, i vari razzismi tra 800 e 900 tra 800 e 900 rifioriranno le varie forme di antisemitismo che non sono più antigiudaismo, quindi la persecuzione degli ebrei per motivi religiosi no? come ha fatto la chiesa cattolica eh, sin dal Medioevo ma diventeranno una questione di razza no? eh, l'antisemitismo significa questo eh, quindi tra 700 e 800 eh, gli ebrei iniziano a diventare cittadini come gli altri eh, cittadini più o meno liberi eh, non dappertutto non in tutta Europa naturalmente per esempio gli ebrei e romani eh, la storia della comunità ebraica romana è molto interessante eh, da questo punto di vista un mio collega Roberto Fiorentini, il professor Fiorentini ha scritto un paio di romanzi presentati nella, Roma, nella Roma di fine Settecento, in un'epoca in cui il, lo Stato pontificio viene conquistato dai francesi, arrivano le armate napoleoniche che portano questa ventata di, di libertà, di, di innovazione, di illuminismo per così dire, e per la prima volta eh, dopo secoli, gli ebrei diventano cittadini come gli altri quindi non sono più costretti a pagare delle tasse assolutamente Umilianti, non sono più costretti a rimanere chiusi nel famoso ghetto di, di, di Roma, diventeranno cittadini come gli altri. Per poco tempo, e poi Napoleone eh, verrà sconfitto, e con la caduta del regime napoleonico, eh, Roma tornerà sotto i papi, e quindi alla vecchia eh, tradizione di, 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 di antigiudaismo, di segregazione e così via. Con la nascita poi del Regno d'Italia, eh, gli ebrei saranno definitivamente liberati, sdoganati, cittadini come gli altri. Questo fino alle leggi razziali italiane del, 19, del settembre del 1938 eh, che cambiano notevolmente le carte in tavola. Quindi grande libertà, eh, libertà di culto quindi per i diversamente cristiani, ma anche libertà per gli ebrei. E poi, importantissimo l'istruzione elementare obbligatoria che nasce proprio nel corso del Settecento. Elementare obbligatoria perché? Perché eh, gli stati si vanno ammodernando, l'economia sta cambiando, e per essere pienamente partecipi di questo cambiamento che è socio, economico, e quindi cavalcare l'onda del progresso, è necessario acculturare. La, la popolazione, nel senso che un contadino può essere tranquillamente analfabeta, tanto deve saper usare semplicemente eh, le, le mani, le braccia per vangare o per zappare. Un operaio un commerciante eh, beh, deve avere un minimo di istruzione, deve sapere leggere e scrivere, deve avere delle conoscenze tecniche, altrimenti non può svolgere il suo mestiere. Ora, se la potenza di una nazione in termini politici dipende dalla sua economia, e la sua economia dipende dalle nuove professioni, eh, dalla rivoluzione industriale. Nel corso del Settecento si verifica la prima rivoluzione industriale che studieremo successivamente. Che per il 1700 è limitata la sola Gran Bretagna, ma poi la rivoluzione industriale farà scuola, no? nell'Ottocento si diffonderà eh, in tutti i paesi europei e da lì in tutto il mondo. Ecco, eh, l'operaio dell'Ottocento ha e deve avere un'istruzione eh, che il contadino medievale non, 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 non si sogna di notte, di cui il contadino medievale evidentemente non ha bisogno. E da qui la necessità di istituire l'istruzione elementare obbligatoria. Veniamo a alcuni eh, momenti, alcune figure dell'illuminismo italiano, quello più famoso è senz'altro quello milanese. Eh, vedete che eh, l'Italia ha tante capitali perché è ancora eh, in Italia è un'espressione geografica, ci riferiamo alla penisola, eh, Milano, Lombardia mh, è sotto eh, il regno asburgico, quindi gode di quelle innovazioni, di quelle riforme introdotte da Maria Teresa e da Giuseppe ed è attiva a Milano un circolo di Illuministi particolarmente eh, importante che ha dato un contributo ecco significativo, i fratelli Verri, in particolare Pietro Verri, eh, che fondano una rivista, una rivista importante, importantissima, che ha fatto epoca, che si intitola Il Caffè. Oh, il termine caffè si riferisce evidentemente alla bevanda che inizia a diffondersi nel corso del Settecento, bevanda che per noi oggi è assolutamente fondamentale, e poi si riferisce anche al luogo dove viene consumata questa bevanda, quindi il caffè è il luogo dove eh, si vedono questi mh, signori per sorbirsi il caffè, eh, ma diventa anche il luogo dove si scambiano idee, eh, dove chiacchierano, dove producono poi eh, le loro opere intellettuali, scientifiche. Da qui il titolo del giornale il caffè, no? giornale, giornale letterario, scientifico, vedete che il termine letterario, scientifico eh, sono strettamente collegati, quindi l'ispirazione umanistica e scientifica vanno di pari passo, tanto a confermare come la cultura classica ha bisogno tanto della componente umanistica quanto di quella scientifica, di ispirazione rigorosamente illuministica, anche qui si appoggia il governo centrale, quello austriaco, no? nella lotta contro i privilegi della non e del clero, no? il famoso fede commesso, cioè il fatto che la nobiltà gode di un trattamento eh, a parte privilegiato per una serie di leve fiscali. Quindi vedete che l'impegno dell'illuminista, dell'intellettuale illuminista è un impegno concreto nella società civile. Altro personaggio eh, di punta eh, del, dell'illuminismo nostrano, dell'illuminismo lombardo, è eh, Cesare Beccaria, un personaggio eh, famosissimo e con il suo Dei delitti e delle pene ha eh, contribuito ad una rivoluzione significativa nell'ambito del diritto penale, in particolare proprio nella concezione del diritto penale, quindi personaggio studiatissimo. Beh, è quello che eh, ha eh, innanzitutto lottato per una progressiva laicizzazione eh, del diritto penale eh, che fino a quel momento era ancora confuso con eh, la metafisica, la religione no? e dunque se vi ricordate i processi dell'Inquisizione eh, o anche i discorsi che si facevano all'epoca di Luigi XIV, no? la tortura e il pubblico supplizio erano delle anticipazioni delle torture che il prigioniero, che il reo avrebbe subito poi all'inferno, quindi si mescolava sempre la dimensione terrena, laica con quella eh, ultraterrena, eh, il, il, il violare la legge, quindi il reato che riguarda l'ambito della giurisprudenza, lo si confondeva, lo si faceva coincidere con l'ambito della morale, no? morale che era sottoposta al giudizio della Chiesa. Cesare Beccaria, la buona illuminista, tende a separare no, il reato dal peccato, sono due eh, cose diverse, il reato evidentemente riguarda i giudici, riguarda la pubblica amministrazione, riguarda il vulnus che tu hai eh, causato alla società civile e quindi ne paghi le conseguenze per quel motivo, poi i conti con Dio li farai eh, nella tua coscienza o li farai con il tuo padre confessore. Dunque il danno per la società diventa il parametro per la gravità dei delitti. Delitti eh, i quali vanno indubbiamente puniti, ma è molto più importante la cosiddetta certezza della pena, cioè il fatto che il reo eh, subisca il processo e che poi sconti in carcere eh, gli anni che deve scontare, quindi è molto più efficace la certezza della pena piuttosto che eh, la tortura o eh, il, eh, lo spauracchio della pena eh, di morte, o tantomeno il, il supplizio eh, che c'è. Cioè, Beccaria considera norme assolutamente barbariche eh, che alla fine non impediscono il, il commettere questo o quel reato, no? non è certo la paura della pena di morte, ma è piuttosto la certezza della pena. Quindi eh, rifiutiamo la barbarie, poi tipicamente diciamo medievale, moderno, della prima modernità, rappresentata da supplizio, pena di morte, tortura. O considerate che la battaglia iniziata nel 700 da Cesare Beccaria è una battaglia assolutamente attuale, eh, con riferimenti ad Amnesty International eh, o a, questa, a quella agenzia no, internazionale. Sappiamo che in tanti paesi, compresi molti stati degli Stati Uniti d'America, la pena di morte è ancora eh, effettiva. In Europa è stata cancellata eh, da tutti i codici penali, rimane soltanto in casi estremi con la legge marziale, ehm, quindi in casi particolari in stato di guerra, altrimenti è stata eh, definitivamente cancellata. L'articolo della Costituzione eh, corrispondente è eh, l'articolo 27 che recita quanto segue l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e poi non è ammessa la pena di morte. Ecco questo ultimo eh, passaggio lo dobbiamo indubbiamente a Cesare Beccaria. Altro personaggio eh, interessante nostrano, questo è piemontese, quindi andiamo in quel di Torino, è eh, Alberto Radicati di Passerano. Eh, anche lui è, possiamo dire una sorta di, di mancia eh, laico, un po' come quel Meslier di cui abbiamo parlato nella precedente lezione. Eh, invita: eh, pensate, il monarca mh, sardo, sardo, nel senso che i Savoia erano diventati re di Sardegna nel corso del Settecento, a, eh, a ridurre il potere della Chiesa, quindi a introdurre eh, nel Regno di Sardegna le stesse riforme che erano state introdotte eh, in auto. Austria in particolare, quindi dall'altra parte del Ticino, in Lombardia, no, che apparteneva all'Austria, eh, le sue eh, provocazioni eh, non vengono ascoltate, anzi suonano proprio come delle provocazioni, lui poi sarà eh, costretto all'esilio, eh, ma l'idea era proprio quella di convincere Vittorio Amedeo II di, di Savoia a modernizzare lo Stato, a laicizzarlo e quindi intraprendere con eh, almeno... Quasi cent'anni di, di, di anticipo quelle riforme che poi saranno introdotte a metà dell'Ottocento nello Statuto Albertino e poi eh, all'epoca di Cavour, no? progressiva laicizzazione dello Stato. E ecco, un'altra cosa interessante è eh, la critica alla monarchia assoluta, ma anche qui nulla è di nuovo, lui va al di là del modello assolutista, quindi prefigura una eh, monarchia più moderna, il modello è sempre quello eh, della monarchia costituzionale o della repubblica. E poi la difesa del suicidio, che no? trovo particolarmente interessante e ne parlavo proprio all'inizio della lezione, difesa del suicidio eh, il suicidio fino a quel momento era stato considerato un peccato, peccato gravissimo i suicidi vanno all'inferno vengono sottoposti alle pene infernali perché la vita è un dono di Dio e dunque sarà solo Dio a decidere di, di riprendersela quindi non puoi privarti della vita e lui rivendica la libertà del, del suicidio Beh la vita non è dono di nessuno eh, nasciamo per puro caso contro tra X e Y, come dicevo, e, e dunque siamo padroni, laicamente siamo padroni della nostra vita e quindi anche del fine vita. Oh, considerate che anche questo discorso sembra così banale, passatista, non lo è affatto. Non lo è affatto soprattutto in Italia, quindi torno a ribadire l'attualità del pensiero di questi personaggi. Tanto di Cesare Beccaria, pensate alle condanne che sono state fatte per tortura no? all'epoca del G8 del 2001, ma anche più, più di recente: no? eh, Sull'uso di malversazioni da parte di questo di quell'organismo di polizia, ovviamente in violazione della legge. Eh? E... E poi pensate alla, alla, al rifiuto che c'è ancora oggi in Italia del suicidio assistito. Quindi parliamo di persone allettate, eh, affette da mali incurabili, che in Italia non possono decidere eh, di ricorrere al suicidio assistito, quindi di, di, di ricorrere all'eutanasia diciamo, all eh, sotto controllo medico, ma debbono volare in Svizzera piuttosto che in Olanda, in quei paesi c'è libertà di... Darsi la morte a condizioni particolari, quindi parliamo di malattie particolarmente gravi, di situazioni eh, che i medici ritengono diciamo, incurabili e, eh, e dunque sono costretti a fare questo perché in Italia non puoi eh, ricorrere al suicidio assistito, alla eutanasia, quindi è una questione anche questa assolutamente attuale. Ultimo, eh, Dulci Sinfondo, Antonio Genovesi, mh, un illuminato personaggio, un intellettuale di primo ordine. Questo lo troviamo a Napoli, quindi siamo andati da Milano. Eh, a Torino, al Piemonte, adesso voliamo a Napoli, eh, a Roma non ci fermiamo nemmeno, a Roma ci sta il Papa, quindi figuriamoci, l'illuminismo non è di casa a Roma, eh, né di casa negli altri staterelli eh, della penisola, ma a Napoli trova un certo credito. Eh, Genovesi, ecco, anche lui eh, si interessa fondamentalmente di riforme di tipo laico, lui è uno scienziato dell'economia, Anzi, ehm, è il primo a ricoprire un incarico accademico, no? una cattedra di economia all'Università di Napoli. Cerca di promuovere lo sviluppo industriale, commerciale, quindi l'ammodernamento del regno di Napoli, che comporterebbe evidentemente un radicale cambio di mentalità da parte del gruppo eh, dirigente. Cambio di mentalità che eh, non ci sarà o sarà sentito soltanto dalle, dal, dalla classe borghese, che comunque rappresenta una. una, una assoluta minoranza nel Regno di Napoli, cioè a Napoli città è ben presente, sul resto del territorio è poco presente, è governata alla vecchia maniera feudale, baronale e così via. Quindi potenziamento dell'artigianato, incentivi per la coltivazione delle terre, coltivazione moderna, no? in maniera fisiocratica, ovvero l'agricoltura viene vista come un, eh, uno strumento di produzione della ricchezza purché sia gestita in termini imprenditoriali, capitalistici, cioè si investa sulla terra. La gran parte delle terre sud dell'Italia evidentemente erano tenute alla tifondo, quindi sfruttate alla vecchia maniera, senza investimenti importanti e inoltre eh, qui terminiamo le riforme fiscali le riforme fiscali che si erano già realizzate o si stavano realizzando eh, in quel di Vienna eh, gli altri paesi europei più avanzati il nostro genovesi le immagina le progetta per il regno di Napoli anche qui con un successo assolutamente limitato però ecco gli intellettuali napoletani da questo punto di vista sono assolutamente all'avanguardia